Buongiorno a tutti, sono Barbara Manossi, project manager della nuova attrazione. Quando saperemo il nome finale? Il nome finale ve lo porterà la Befana, quindi rimane ancora un segreto per tutte le feste. A cosa servirà il tendone di Inferis? Il tendone di Inferis sarà incorporato all'interno dell'attrazione, quindi questa è una grande novità. E l'attesa farà parte dell'attrazione e il tendone di Inferis sarà appunto parte dell'attesa. Quindi ci sarà questo training center dove tutti gli ospiti verranno preparati per l'esperienza che andranno a provare. È confermata la presenza di un concorso stile Raptor per i primi riders? Sì, è confermata la presenza di un concorso e seguendo il sito www.gardaland2015.it vi verranno date tutte le informazioni necessarie. Ci sarà un nuovo negozio legato all'attrazione? Assolutamente sì, tematizzato sempre come l'attrazione. Da dove è nata l'idea di questo progetto? Allora, l'idea di questo progetto viene da uno studio di mercato che è stato fatto da Gardaland in collaborazione con Merlin Studios e viene proprio da una domanda degli ospiti di creare un'attrazione adrenalinica. Quindi poi c'è tutto uno studio di mercato, uno studio poi su dove posizionare l'attrazione e tutto quanto, che è stato fatto in collaborazione poi anche con B&M, logicamente. Come saranno i treni? Qualche caratteristica? Allora, i treni saranno sopra binario, ci saranno tre treni e sono treni da tre file per sei persone ogni fila, quindi ogni treno potrà portare 18 persone. Saranno presenti punti ristoro dedicati? Per il momento non abbiamo previsto punti ristoro dedicati, però Gardaland riserverà sorprese poi dall'apertura in poi. Proveremo forze G elevate durante la corsa. Sì, proverete delle forze G elevate e prossimamente vi diremo quale sarà la forza G massima che proverete. Come verrà modificata esattamente la viabilità? Allora, a livello di viabilità, la viabilità principale verrà ripristinata, quindi la viabilità da Flying Island che arriva fino al Buffalo Ranch verrà ripristinata. Vi consiglio a tutti quanti di fare un giro sul piazzale ex Inferis, perché potrete godere di una bella vista. Dove verranno posizionati ingressi e code di Space Vertigo e Flying Island? Code di Space Vertigo e Flying Island verranno più o meno ripristinate come erano allo stato precedente, con qualche modifica, però presa poco saranno comunque ripristinate come erano prima. Ci saranno eventi speciali nelle città italiane come si fece per esempio con il lancio di Inferis? Ci saranno degli eventi nelle città italiane vicinali e appunto per preparare il temerario a questa nuova esperienza, quindi questi eventi faranno provare delle sensazioni che proverete anche poi sulla nuova attrazione, da gennaio fino al 28 marzo, quindi fino poi all'apertura del parco. Dopo il passaggio nel tunnel, il treno passerà in mezzo ad una struttura che state costruendo. Di che cosa si tratta? E saranno altri gli ostacoli che si andranno a sfiorare? Allora, ci saranno degli altri ostacoli, questa struttura sarà sempre una struttura che darà questo effetto near miss, quindi di ostacolo evitato all'ultimo secondo. E le colonne di per sé, comunque come potete vedere, perché già si vede come un po' il percorso dell'attrazione, fungeranno sempre da effetto near miss e sì, quindi ci sono comunque molti elementi oltre a questa struttura che fungeranno proprio da ostacolo evitato all'ultimo secondo. La tematizzazione della nuova attrazione sarà a carattere unico oppure vi sarà una commistione di più temi? Se sì, quali? L'attrazione avrà una tematizzazione a carattere unico che sarà integrata con il contesto. Già comunque il fatto di avere un roller coaster bianco è una cosa innovativa e come potete vedere si sposa bene con il contesto già esistente, quindi Flying Island, Space Vertigo, però sarà a tema unico, sì. Nel video di Operation Orange si è parlato più volte del passato e precisamente dell'anno 1975. Vi saranno quindi elementi che richiameranno quel periodo storico e magari in special modo al parco di quell'epoca? Allora, questa sarà una novità, una sorpresa. All'interno del training center voi potrete provare una serie di esperienze che vi prepareranno appunto a
questa, ha l'esperienza sulla nuova attrazione. E parte di queste esperienze vi catapulterà anche nel passato. Rispetto alle altre attrazioni, cosa ci sarà di diverso? Questa è un'attrazione totalmente innovativa, già e il fatto che comunque l'attesa è parte dell'attrazione in sé è un elemento innovativo nel suo genere. In più è il roller coaster più alto di Gardaland perché andiamo a 42 metri di altezza, quindi questo è un altro elemento. Il colore che si va ad integrare con la scenografia già esistente e comunque è un roller coaster B&M fatto appositamente per Gardaland ed è unico nel suo genere. Quindi anche il percorso è un percorso innovativo e studiato apposta per Gardaland. Quanti bulloni ha in totale? Allora, a livello, se parliamo a terra, vi posso dire il numero esatto che sono 2440 bulloni, quindi parliamo della base delle colonne e la testa dei torrini. In tutto parliamo di più di 10.000 bulloni. Questo è il miglior dive coaster della B&M prodotto in Europa? Allora, sicuramente questo è il miglior dive coaster prodotto dalla B&M anche perché è l'ultimo. Quindi siamo a livello proprio di qualità, B&M è la Rolls Royce dei roller coaster, quindi sulla qualità andiamo sul sicuro. È stato studiato appositamente, come dicevo prima, per essere integrato a livello di spazi, a livello di scenografia e c'è stato un grosso studio per questo specifico roller coaster perché comunque abbiamo cercato di integrarlo all'interno del parco e utilizzando gli spazi del parco. Quindi anche a livello di progettazione la qualità è molto 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 elevata. E non so che altro dire perché la qualità B&M la conosciamo tutti quanti, quindi... La storyline che veniva raccontata nella coda di Space Vertigo verrà riadattata a quella della novità 2015? Non verrà riadattata, anche perché, come dicevo prima, la tematizzazione dell'attrazione si sposa con il contesto esistente. Quindi non verrà riadattata la storia dello Space Vertigo. Verrà, posso dire che comunque verrà un po'... Come si dice? Verrà sistemato lo Space Vertigo esternamente, però diciamo rimane questo, la storia rimane quella. Grazie per la disponibilità e buon proseguimento.